Sì, sono arrivato, tartarughine. Vi ho portato il cibo. Cosa ho fatto di terribile in una vita passata per meritare una simile maledizione? Mentre vi guardavo crescere, mi chiedevo che cosa sareste diventati e se ci sarebbe stato un posto sicuro per voi in questo mondo. Dobbiamo andarcene, è troppo pericoloso. Troveremo un altro posto in cui nasconderci. No, non è il momento di mangiare. Fate silenzio, ascoltatemi bene. Non fatevi mai sentire e neanche mai vedere. Il Krang deve controllare il settore affidato al Krang. I Krang troveranno i mutanti in fretta. Ha!
No, 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 non aver paura, siamo bravi ragazzi. Va tutto bene. Oh, ops, scusami, di fronte a te. No! Stanno scappando con la ragazza. Prima mi hai colpito con la tua spada. Non pensavo che saresti atterrato dove ero io. Credi di essere un duro, eh? Sei convinto di essere così forte da resistere alla furia dei miei nunchaku? Capisco, non importa. Indietro! Ma cosa? Cavoli, certo che è brutto! Basta, lasciamo perdere. Tanto il rapitore non arriverà. Dobbiamo avere pazienza. No. Tu adesso tiri fuori un piano migliore, perché qui, caro Leo, siamo in quattro a girarci i pollici nel naso. Non credo che entrino. Aspettare è inutile. Sei sicuro di quello che dici? È appena arrivato, vero? Mi sarei dovuto lamentare 2 ore fa. Signori, ho un piano, ma richiede audacia e coraggio. Adesso non c'è tempo per i dubbi. I miei ordini devono essere eseguiti senza discutere. Ragazzi, ehi, aspettatemi! Allora, amico, possiamo sistemare le cose con le buone. O, meglio ancora, con le cattive. Sta a sentire, prova a ragionare. Noi siamo in quattro e tu sei da solo. Che cosa pensi di fare? Dovevi proprio chiederglielo. Ragazzi, sta fuggendo di nuovo. Non stavolta. Cosa abbiamo ottenuto? Non so cosa significhi. Avviciniamoci al furgone. Perché non l'ha detto subito? Arriveranno qui a momenti. Crank, sono quelli che stanno venendo qui, che adesso verranno qui a momenti. Io non ho questa informazione, Crank. Devo chiedere a un Crank di dare a me questa informazione. Puoi darmi questa informazione? Quelli che devono venire qui stanno venendo qui, Crank? Sono 4 tartarughe. Chiamate le tartarughe. Le tartarughe sono già nei paraggi? Liberiamoli!
cavoli. Donnie, sei pronto? Quale sarebbe il piano, capo? Sto cercando una soluzione. La conduttura elettrica! Non vorrei ricominciare a discutere. Perfetto. Raffaello, Michelangelo! Ah, finalmente! Per un secondo ho pensato che sarebbe stato molto più facile! April! Non mollare! Adesso arrivo! Tutto bene? Mio padre. Ma che cosa fanno? Lo spingono verso quel generatore di corrente. È una mossa davvero stupida. O è brillante, o è entrambe le cose. Vieni a prendermi, erbaccia inutile. Sì, che te la caverai? Credo di sì. Mia zia mi ha detto che posso restare qui finché voglio. Ma starò meglio solo dopo aver trovato quei mostri che hanno rapito mio padre. Non chiami la polizia? Dai, non farmi ridere. Se gli raccontassi che mio padre è stato sequestrato da cervelli alieni dentro corpi di androidi, non credo mi prenderebbero molto sul serio. Io ne so qualcosa. April, ti giuro che non ci fermeremo finché non avremo trovato tuo padre. Sul serio? No, non ci fermeremo. Vi ringrazio. Ma è la mia battaglia. Ora è anche la nostra. Dobbiamo distrarlo dalle persone. Ormai non hai più scappo, Mega Shredder! Yeah!
schiaccia tutti i pulsanti! Dobbiamo andarcene da qui, subito! Mi piacerà avere la bocca in fiamme! Ci penso io! Adesso è peggio! Come facciamo a fermarlo? Se lo sapessi te lo direi, no? Ora possiamo distruggere quel coso! Fuoco! La giornata è finita in gloria. Beccata. Se ti arrendi, libero gli umani. Da, giurinciurello. Niente da fare, io non mi fido di voi. Non avere altra scelta, perché tra 5 secondi schiaccio teste di umani come noccioline. E 4, e 3, e 2, e 1, e... Non fategli del male. Possiamo parlarne, come dobbiamo chiamarvi, ragazzi? Vi servono nomi da mutanti. Si dà il caso che io sia un fenomeno nel trovare i nomi giusti. Che ne dite? Di Cicciolo e Patatina Chili Formaggio? Ma... Niente, non sono bei nomi. Allora, Zuccherino e Salsa Piccante? Niente. Salsicciotto Reale? Niente. D'accordo, proviamo con... Bebop e Rocksteady! È questo il tuo metodo? Affibbi dei nomi basandoti sulle scritte che vedi attorno a te? A me non dispiace. Suonare bene Rocksteady. Pensavi di essere invisibile ai miei occhi? Ti ho visto a un miglio di distanza! Ehi, Rinoman! La vuoi una spruzzata di antimutageno? Venite fuori, miseri vigliacchi! Dai, vieni a prenderci, Rocksteady! Ehi, rinoceronte! Cerchi forse l'antimutageno? Tutti a bordo del tartarolante! Questo affare non può andare più veloce!
me, antimutageno, adesso! Coraggio, maiale, fatti vedere! Si chiama Bebop! Non è vero, non mi chiamo Bebop! Oh, cavolo! Tartarughe, dare a me antimutageno! Prima mettilo giù! Non mi fido di te! Ho tua parola che dopo darai a me? Certo, hai la mia parola! Grazie, fratello! Antimutageno, subito! Lo vuoi? Prendilo! No! Avevi dato tua parola! Lui, non io! Mi sono slogato una gamba o due. Non cercare di fermarmi. Voglio venire con te. Come? Hai ragione. Quell'uomo ci darà la caccia per sempre. E l'unica possibilità che abbiamo è quella di sconfiggerlo. Io sono cresciuta con l'idea della vendetta. Non posso permettere che tu rischi la tua vita. Voglio aiutarti. Spiacente, Leo. Questa storia finisce stasera! Stupida ragazzina, ti ho insegnato io tutto quello che sai. Non riuscirai mai a sorprendermi. Ti sei spinta troppo oltre. Non c'è ancora traccia delle tartarughe. Non possono essere lontane. Portala da Stockman. È ora di dare inizio all'esperimento. Benvenuto, vecchio amico. Libera subito mia figlia! Accomodati pure e salvala, se ci riesci. Sì, lotta con me, fratto! Ci sono, Kerai! Grazie. Leonardo! Miwa! Kerai! No! Ah!
via. Tu, amato Yoshi, tu sei responsabile! No! Maestro Shredder, dobbiamo andare via! Sparisci! Splinter soffrirà per quello che è successo oggi, perciò hai vinto! Vinto? Ti prometto che ti vendicherò, figlia mia! Dobbiamo uscire da qui! Non senza Karai! Miwa, stammi a sentire, ti prego, dobbiamo andarcene! Figlia mia! Ti supplico! Padre? Aspetta! Ti curo io, Raph. Finiscila, vedo benissimo adesso. È stata tutta colpa mia. Avrei dovuto fermarla finché potevo. Mi dispiace, Sensei. Sensei. È meglio tornare a casa, ragazzi. Riuscirai a fare un antimutageno per Karai, vero? Non lo so, Miki. Lo spero. Thank you.